Finalmente trovo il tempo di realizzare il video sulla scroll box e questa è la scroll box di febbraio, perché questo mese la scroll box si è rinnovata, come potete vedere dal packaging, ma soprattutto contiene al suo interno dei prodotti stupendi che mi rappresentano tantissimo. Ma vorrei subito iniziare dai cambiamenti adottati da scroll box, perché a parte appunto la grafica della scatola, che prima era tutta marroncina, più allungata, più stretta, adesso è fatta così con il loro simbolo sopra. Hanno modificato anche il font della scritta, ma soprattutto all'interno c'è un nuovo hashtag anche con cui condividere i nostri lavori su Instagram, che è Keep Scrolling. Ma a parte questo, ogni box che si acquista, per ogni box scroll box pianta un albero. E infatti qui c'è scritto che si stanno impegnando a fare qualcosa per l'ambiente, e quindi per ogni scatola venduta pianteremo un albero in associazione con questa Onlus, che è Trees for the future.org, e quindi un motivo in più per acquistare scroll box, perché facciamo bene all'ambiente. Quindi questa è un'iniziativa veramente molto molto positiva. Ora iniziare dal dolcetto che c'era nella scroll box, che io già ho prontamente mangiato, perché c'era la classica moneta di cioccolato al latte. Questa però conteneva, non so se si riesce a vedere, speriamo di sì, da una parte c'era il teschio, che è un simbolo che io adoro, e dall'altra c'era una specie di non so cosa sia. Comunque c'era quest'altra cosa, veramente non so cosa sia, un dei simboli strani. Comunque era carina e anche buona. A parte questa e a parte questo, quindi iniziamo dai prodotti della scroll box. Allora, iniziamo innanzitutto da quello che ci dice il nostro fogliettino per il mese di febbraio. Questo mese la scatola contiene tutto ciò di cui avete bisogno per trovare qualcosa di bianco o che è destinato al cestino, alla spazzatura, e lo trasformiamo in arte con un po' di glitter, di brillantezza. Prendete ispirazione dal nostro artista e dalla passione, insomma, che mette appunto nel suo progetto, che si chiama Create More, perché potrebbe essere o un lettering abbastanza complesso, oppure su una scatola di cartone, o una semplice illustrazione sulla carta appunto che loro ci danno. Noi vogliamo solamente che esploriate questi materiali e vedete insomma che cosa vi ispirano. L'artista del mese infatti è questo Create More, guardate quanto è bello, bellissimo, ed è Rob Draper, ed è questo appunto, che è un inglese, e c'è scritto appunto che ha diversi importanti clienti tipo il Golden Globes, Nike, Gap, Penguin, Samsung, Levi, Sunglass Hut, WWF e molti. Quindi è uno spettacolo questo signore, e praticamente di questa, cioè di questo brand c'era incluso, sto spostando la telecamera, c'era incluso questo, come si chiama? Mi viene la parola, accidenti, back pocket sketchbook, non mi viene, lo sketchbook insomma tascabile, ecco, dove qui c'è appunto la stessa scritta e qui c'è una piccola, diciamo, storia, spiegazione di questo brand,
e praticamente qui c'è scritto back pocket sketchbook più incluso più due pezzi di questi due fogli di questo cartone, cartoncino marrone, che ovviamente io ho, l'altro l'ho utilizzato per il mio disegno. Questo è un piccolo sketchbook tascabile fatto soprattutto solamente appunto e specialmente per scroll box, che diciamo è fatto dall'artista Rob Draper con il suo appunto lavoro. Lo sketchbook ha una carta, quindi una copertina di 315 mg della marca Kraft, che è fatto per l'80% di fibre riciclate, e dentro la carta è di 100 mg bianca. E inoltre abbiamo anche aggiunto due fogli, appunto come questi, di formato A5 della marca Nomad Craft, da 350 mg la carta, per andare quindi ulteriormente a sperimentare i prodotti allegati. Questo è l'adesivo del mese, che ovviamente riprende il disegno, e quindi anche questo carino. Componiamo piano piano insomma la box. Iniziamo da il pezzo forte, io direi, più o meno, che sono queste quattro penne Faber-Castell fatte apposta per l'inchiostrazione. Poi ve le faccio, poi vi faccio vedere nel dettaglio le punte. Allora, cosa ci dice? Faber-Castell Pitt Artist Pen, e sono quattro. I disegni a inchiostro sono appunto di una lunga tradizione artistica, e questo è sempre stato uno strumento interessante per gli artisti, dal momento che permette di esprimere la propria appunto espressività, e durano. Inoltre possono essere mischiati con molte altre tecniche di disegno. Faber-Castell ha unito tutti questi vantaggi dell'inchiostro appunto per gli artisti con i benefici di quattro pennini diversi, ovviamente, che sono moderni e facili da usare. Queste penne, il pigmento inoltre, e la resistenza a luce dell'inchiostro è waterproof e permanente, senza odori, senza acidi, e non trapassa insomma la carta. Abbiamo quindi quattro pennini da 03, 07, 05, e poi c'è questo. Il B è il classico brush pen, la classica brush pen, e questo appunto è fantastico sia per il lettering ma anche per aggiungere proprio in un attimo profondità al disegno, perché è vero, basta veramente una linea un pochino più spessa messa nel punto giusto e il disegno già è più tridimensionale. Spero si veda la differenza di questi pennini. Questo è quello più piccolo, questo è quello medio e questo è quello grande. Ok, e queste appunto sono le quattro penne che ve lo dico a fare. Faber-Castell è la certezza. Quindi abbiamo questo. Poi abbiamo questa penna a inchiostro bianco. Guardate quanto è bello il packaging, che è tutto così sfumato, è veramente molto molto carina secondo me. E questa appunto è la classica penna, che ha anche qui comunque il gommino, quindi è veramente comodissima da utilizzare. E questa è Uniball Signo Broad Jet Rollerball Pen. Divertitevi a creare appunto una sfumatura delicata o dei disegni un pochino più
bold, un po' più strong, insomma. Questa insomma esperienza di disegno così o delicato o forte, ecco, con questa penna Uniball. Questa penna bianca è molto opaca e si nota maggiormente, insomma, soprattutto su sia sulla chia sia bene, quindi sia sui fogli bianchi che sui fogli neri o comunque più scuri. La qualità dell'inchiostro è resistente all'acqua e senza sbavature. Questa è una penna gel molto famosa per gli artisti ovunque, che provano appunto a su cui appunto gli artisti provano a mettere appunto le loro grinfie. L'inchiostro esce fuori come un bianco molto setoso, quasi come un correttore, ma è smooth, è versatile e smooth. Oh mio Dio, che cosa significa smooth in italiano? Non me lo ricordo. Ora ci guardo. Risolto il problema, liscio, quindi liscio e versatile. Poi abbiamo questa matita oro della Viking. Come vedete qui infatti c'è scritto scroll box. Allora, custom scroll box Viking pencil. Viking produce matite di alta qualità con la grafite in Danimarca e lo produce da oltre 100 anni e abbiamo collaborato con loro per produrre una matita brandizzata scroll box. Per questa box ha una diciamo immersione fantastica, insomma, nell'oro lacquer smalto, uno smalto quindi dorato, quindi che si unisce perfettamente al tema brillante della box e una grafite liscia e versatile che è adatta per una grande quantità di applicazioni artistiche. La matita è bellissima, tutto quello che volete, scrive benissimo, però io l'ho dovuta temperare perché praticamente per fare il disegno la punta l'avevo completamente consumata, però come vedete non viene proprio temperata perfettamente, quindi ho avuto queste difficoltà a temperarla, però insomma è una 4B, è un'ottima matita. E poi abbiamo questo qua che è la prima volta che c'è in una box. Allora, adesso vi faccio vedere la confezioncina vuota, perché tenere questi glitter, perché ci sono appunto dei glitter qui in questa bustina, non mi sembrava il caso perché erano a rischio caduta. Questa è la bustina appunto che contiene 5 grammi di glitter, che sono veramente una cosa fantastica. Io quando ho letto la loro spiegazione ho detto wow. E io l'ho messi in questa scatolina di Gorgeous perché qui sono veramente molto più al sicuro. Sì, sicuramente, insomma, provo a fare così, se non escono, tanto non si vedono e quindi niente. Comunque, questi sono i glitter, bellissimi. Chiudiamo perché non vorrei fare incidenti. Allora, questo è Culture Hustle Gold Diesel. Questi sono praticamente dei glitter brillanti, super brillanti, a base vegetale. Ebbene sì, le microplastiche stanno uccidendo l'ambiente, stanno contaminando i nostri oceani e la bella fauna. I glitter a base di plastica sono demoniaci, praticamente are evil, c'è scritto, e stanno aiutando a distruggere il pianeta. Stuart Semple e il suo gruppo ha lavorato senza sosta a completare il per completare appunto questo problema dei glitter. Piuttosto che
diciamo, immaginare un futuro senza brillantezza, without sparkle. E hanno creato Dazzle, un glitter completamente compostabile e a base vegetale. Quando questi eco glitters vegetali incontrano i microbi della terra, o l'acqua o gli oceani, loro si decompongono per riunirsi con la natura in modo sicuro. Inoltre dureranno appunto per sempre nei vostri lavori. Cioè, bellissimo, questa cosa è bellissima. E io sono andata proprio anche sul sito, che è Culture Hustle, poi magari ve lo metto qui in sovraimpressione, e ho visto che hanno proprio un sacco di prodotti per il disegno, e quindi insomma ottimo, ottimo prodotto, bellissimi. E poi un'altra cosa che io non ho mai avuto, una colla a penna, praticamente la colla a penna. Questo si svita e qui dentro c'è tutta la colla, e quindi a me è venuto in mente che una volta finita questa colla, semplicemente si può aprire e metterci dentro qualsiasi altra colla liquida, e quindi questo si può riutilizzare tranquillamente. E in caso in cui si sporchi troppo la punta, insomma non fuoriesca, ok, si può semplicemente lavare con acqua e sapone e si toglie. Allora, questa è Sticky Glue Pen. Questa penna stick è un adesivo forte, permanente e PVA con l'applicatore a precisione, e quindi rende facile l'applicazione della colla e l'aggiunta di tutti quei tocchi finali ai disegni. La colla insomma si esce fuori praticamente bianca, e poi si asciuga e diventa trasparente. Ok, tema del mese, così vi faccio vedere il mio disegno, è Something Out of Nothing. E quindi noi abbiamo pensato a Trilli di Disney. Ho praticamente fatto tutto uno spiegone su Instagram sul perché io abbia disegnato Trilli, perché praticamente la sfida del mese appunto è Something Out of Nothing, e quindi io ho pensato a quando uno si meraviglia perché scopre all'improvviso qualcosa a cui magari non aveva pensato e che lo sorprende. E molto spesso questa, diciamo, sorpresa in positivo è un po' come quando ci meravigliamo per qualcosa di magico. E quindi io ho pensato, cosa c'è di più bello nel mondo della magia se non le fatine? E tra tutte le fatine, Trilli ovviamente è la mia preferita perché appartiene al mondo Disney. Come vedete, infatti, la colla non si nota assolutamente attraverso i glitter, ma guardate quanto è bello questo disegno, cioè è fantastico. E ho utilizzato tutte le penne anche a inchiostro, quindi per creare diverse grandezze di linee, e ovviamente poi le sfumature le ho fatte con la matita. Questo disegno a me piace veramente tantissimo, e la penna bianca è qualcosa di fantastico, veramente molto molto bella, sì, colora proprio subito, è bellissima. Io adoro le carte queste tonalizzate perché trovo che su di esse i colori risaltino molto di più. E quindi questo è il mio disegno e la scroll box di febbraio. Come vedete, questo mese è davvero bellissima. Secondo me hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Questo mese non può non piacere questa box. Io penso che non sia possibile che non piaccia. Quindi fatemi sapere se vi piace tutto questo, se vi piace il mio disegno. Ovviamente seguitemi sui social, e in particolare Instagram, e sotto trovate il link. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!